Allora, sono qua su X-Shape e vado a crearmi un nuovo componente, ok? Lo chiamiamo estrusione, estrusione pazza. Ok, e andiamo nella community del Cherry Botani. A questo punto vado a crearmi una subdivision però di rettangolo, ok? Superficie. A questo punto vado a metterla così proprio qui, tanto lascio 3. Ecco, volevo ricordarvi che io ho provato, ma qui massimo si riesce a 10, eh? Non va oltre le 10, ok? Io faccio 3, però sappiate che qua sulle superfici non va oltre le 10 subdivision per lato. Ok, andiamo. Ok, io direi a questo punto chiudiamo. Ok, salvo, naturalmente mi conviene sempre salvare. Ho già dato il nome di estrusione pazza. Ok, a questo punto premo X, ok, vado in X Design e clicco qua in X Design. Ok. A questo punto mi è venuto l'idea, ma perché non faccio l'estrusione? Ok, adesso aspettiamo un attimo. Vediamo se va. Ok, perché da qui non provo a fare l'estrusione. A questo punto allora ho detto, ok, andiamo a prendere features, andiamo a prendere estrusione. Ok, e andiamo a cliccare qua. E caspita, mi fa l'estrusione, ok? Magari mettiamo 15, ok? Ho detto, allora proviamo a fare anche qua e me la fa anche qua. Vediamo se allunghiamo, si allunga, ok? E vabbè, proviamo a adesso andare sul 15, ok? Ho detto, allora a questo punto proviamo anche cosa che Solidworks per me non ce la fa perché questi punti, dico, non ce la farà neanche X-Design, dunque vado qui, invece ce la fa, dunque, perché questi qua, se non erro, Solidworks ha i problemi, nel senso c'è una superficie, cioè c'è solo una linea di contatto per me, ha problemi, invece X-Design comunque mi ha creato questa estrusione, ok? Partendo dalla subdivision mi fa come base. A questo punto ho provato, proviamo a fare una cosa anche. Torniamo in X-Shape, dunque premo di nuovo X, torno in X-Shape, clicco due volte qua, dunque vado in X-Shape, vediamo se ci va. Vediamo se va, speriamo che vada. Ok, successful. Ok, andiamo a modificare la nostra subdivision, modifico, ok, vediamo se entra nel subdivision e perché no, proviamo semplicemente a traslare leggermente, vediamo cosa succede. Dunque, vado a traslare in questa direzione magari di 10, ok, clicco qua e vediamo cosa capita. Ecco quello che capita all'estrusione. Ok, dunque parte da qui e naturalmente è come se fosse un offset dell'estrusione della superficie subdivision che c'è qua. Ok, dunque questa copierà e sarà una specie di offset di quello lì. Ok, niente, mi sembra interessante. Ok, dunque sono partito da una superficie subdivision, ho creato in modo molto veloce l'estrusione. A questo punto sono andato a modificare, mi si modifica anche l'estrusione che ho fatto. Ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.